The Blogger. The Blogger. Su Radio Si Serva Signora, The Blogger. E rientriamo, questo è sempre The Blogger, sono le quasi le 17.30 e c'è ancora un nuovo collegamento. Viola sta perdendo anni e anni della sua vita per stare dietro alla regia di The Blogger. Ce la posso fare. Perché ci raggiunge un giurista, perché quest'oggi esordisce una nuova rubrica che è quella del giurista fiorentino Marco Azzini, a cui diamo il benvenuto con la buonasera. Sua rubrica, te lo giuro. Buonasera ragazzi, buonasera. Come stai, ecco, Marco? Bene, bene. Ma spiegaci prima la radio, quindi la tua prima volta è? La mia prima volta, quindi sono molto ansioso, sono in fibrillazione. No, stai ma dai, dai, da un giurista ci aspettiamo una persona che non ha paura. Poi voglio dire, con noi avere timore davvero. Ah, vabbè, no, ma è un pubblico molto severo comunque il vostro, quindi sì, insomma devo stare anche attento a cosa dico. Bravissimo. Assolutamente, poi ti diremo cosa ci dicono i nostri blogger. E che ricordiamo come al solito il numero per mettersi in contatto con noi, che è il 333-8760-332. Ascolta Marco, con te ci siamo posti un obiettivo, ovvero quello di commentare di appuntamento in appuntamento notizie di cronaca, dando anche delle pillole e nozioni giuridiche, di diritto. E ti chiediamo subito qual è il tema che hai scelto per questo nostro primo incontro. Allora, mi è sembrato giusto scegliere un tema di stretta attualità. Infatti ormai 3 giorni fa c'è stato questo terribile attentato alla sede redazionale della rivista Charlie Hebdo a Parigi, e quindi mi è sembrato l'argomento più adatto, perché presenta non soltanto profili di politica che sono certamente importanti e visibili a tutti, però anche diciamo dei profili a livello giuridico che forse non a tutti gli ascoltatori, non a tutto il pubblico sono noti. Esatto, però li andiamo a spiegare un po' più semplicemente, così anche noi comuni mortali lo riusciamo a capire. Certo, allora, quello che salta subito all'occhio di questa tragedia è il piano della tragedia umana, quindi le 12 vittime che tutti hanno pianto e che tutti dobbiamo commemorare. Però c'è anche un altro profilo che è su tutti i giornali, è su tutte le riviste, anche tecniche specifiche, penso anche al Financial Times, ma anche su Facebook viene commentato, ed è il profilo della libertà di espressione. Quindi questo attentato deve limitare la nostra libertà di espressione? O meglio, è giusto che giornali, opinionisti, fumettisti, vignettisti si trattengano da dire cose politicamente spiacevoli? E quindi ci vuole un po' più di politically correct, un atteggiamento più politically correct? È questo di quello di cui voglio parlare oggi. Dunque, io volevo fare subito una premessa. Che nel nostro ordinamento italiano, noi abbiamo una forte tutela della libertà di espressione. Infatti abbiamo l'articolo 21 della Costituzione che dice che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e un altro mezzo di diffusione. Però questa naturalmente, c'è subito da dirlo, è una libertà abbastanza vaga. Perché quando diciamo c'è la libertà di manifestare il proprio pensiero, non sappiamo neanche quali sono i mezzi, e chiaramente poi questi si sono evoluti. E quindi il legislatore ha lasciato molta libertà agli interpreti, ai giudici, di valutare quali siano veramente gli aspetti e le modalità con cui questa libertà si deve esercitare. E allora, ritornando al tema principale, è giusto porre dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero? La Corte di Cassazione, in sede civile e anche in sede penale, ha detto che sì, ci deve essere un limite. Quindi è vero che la satira è una critica mordace che si svolge attraverso un linguaggio sarcastico, grottesco, esagerato, però è anche vero che è presente un parametro di continenza che vincola in un certo modo, quindi limita le possibilità di espressione dei vignettisti in questo caso, ma anche dei giornalisti e di qualsiasi commentatore. E quindi forse si può essere d'accordo con quello che ha detto questo giornalista sul Financial Times. Ora, lui si è pronunciato con parole un po' forti, ha parlato di stupidità editoriale per descrivere i vignettisti della rivista Charlie Hebdo. Io non sono d'accordo sul fatto di parlare di stupidità, però forse un po' più di, diciamo, di freddezza e un pochino più di continenza espositiva sarebbero necessari.
Però questo non vuol naturalmente dire di inchinarsi e di rinunciare alla propria libertà di espressione, appunto, alla propria libertà di fare satira, che per noi rimane il punto centrale. Giusto. E infatti, devo dire, se da un lato sono d'accordo con l'approccio intellettuale, informale del Financial Times, che chiede rigore e continenza espressiva, dall'altra parte però, questo come giurista, però come uomo, come diciamo lettore e appassionato di vignette satiriche, di tutto quanto è comico, devo anche dire che sono d'accordo con tutti quei ragazzi e tutti quei giornalisti che hanno aderito al sit-in di protesta che c'è stato davanti alle ambasciate francesi, anche qui a Firenze, ma penso in tutta Italia. Giusto. E loro hanno preso questi cartelli con su scritto «Je suis Charlie», «Io sono Charlie», per dire che partecipano al lutto e partecipano anche alla rivendicazione di una libertà di espressione molto forte. E allora io sono d'accordo con loro e devo dire «Moi aussi, je suis Charlie». Wow, come è preciso il nostro giurista. Ci stava, anche perché abbiamo toccato un argomento importante che tra l'altro per i giuristi è davvero un dibattito d'attualità, che è anche quello che si chiama il bilanciamento tra i vari diritti fondamentali, e questo inizia esatto, ce ne sono molti di esempi, uno è appunto quello della libertà di espressione con anche il rispetto anche delle altre culture. Giusto. E fare un bilanciamento tra quelli che vengono considerati diritti fondamentali è difficile, quindi devo dire che è stata un'ottima spiegazione, ottima delucidazione, quindi mi complimento. Bene, grazie. Io ho cercato di essere il più semplice possibile, naturalmente l'argomento presenta dei profili, dei problemi molto più specifici, però secondo me già avere presente questa dicotomia, questa doppiezza, da una parte la libertà e dall'altra diciamo il rispetto delle libertà altrui è molto importante, anche perché permette di capire meglio la realtà e di affrontare la cronaca con spirito critico. Noi Marco ti ringraziamo. The Blogger. The Blogger. Su Radio Si Serva Signora. The Blogger. The Blogger.